Una delle notizie più importanti giunta ieri dai vari scenari di crisi nel Mediterraneo è senz'altro il ritiro di diverse forze armate statunitensi. Una portaerei e due portaelicotteri infatti stanno facendo rotta verso casa. Questo è un apparente disimpegno che sembra un monito agli europei affinché l'UE metta maggiore impegno e fondi proprio nella sua difesa. Allora colleghiamoci con Gianluca Di Feo della Repubblica. Buongiorno, benvenuto. E buongiorno, la domanda a voi che le faccio è questa: ma che cosa si deve questa decisione? Ma le priorità statunitensi sono altrove, sono nell'Indo-Pacifico, e anche gli Stati Uniti, come tutti i paesi occidentali, nei lunghi anni di pace globale in cui l'unica minaccia erano i terroristi, hanno tagliato le spese per gli armamenti che dovevano servire a affrontare le guerre convenzionali, quindi hanno portaerei vecchie che richiedono una forte manutenzione e oggi non sono in grado di gestire un impegno lungo su più fronti, e quindi, seguendo quelle che sono le loro priorità, hanno richiamato in patria alla fine del periodo le navi che erano schierate nel Mediterraneo. Ecco, e per i paesi che si affacciano proprio sul Mediterraneo, quindi pensiamo anche al nostro paese, l'Italia, che cosa potrebbe accadere? Ma prendere atto della necessità di farci carico del nostro interesse nazionale, ma anche della difesa collettiva della NATO, è una decisione che è già stata presa perché di fatto fa parte dei nostri accordi internazionali, ma poiché nel mondo di oggi la complessità dei terribili scenari di guerra che abbiamo avanti è tale che non può essere affrontata da un solo paese, automaticamente dovrebbe far scattare una maggiore integrazione verso quella che viene chiamata la difesa europea, cioè far sì che italiani, francesi, spagnoli, portoghesi mettano assieme i loro mezzi e garantiscano una sorveglianza maggiore delle acque del Mediterraneo, che sono quelle da cui arrivano le nostre risorse economiche, da cui arriva il gas, da cui arrivano i trasporti marittimi che ci permettono di importare materie prime e esportare i prodotti che fanno andare avanti l'economia. E Gianluca, mentre stava parlando, no, vedevo la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, proprio in America, e allora penso anche con le elezioni, se dovesse esserci eventualmente Trump, che cosa potrebbe accadere? Ma Trump chiede un disimpegno ancora più radicale. La scelta di togliere le forze navali dal Mediterraneo, di ridurre, di togliere la portaerei, risale alla presidenza Obama addirittura. Trump vuole proprio un disimpegno che preveda l'uscita americana dalla NATO o il fatto che i paesi europei si facciano carico di tutte le spese relative alla difesa dell'Europa, il che significherebbe molto più di quella soglia del 2% del prodotto interno lordo che viene invocata in questo periodo come la spesa che ogni paese dovrebbe dare alla NATO. Noi siamo intorno all'1,3 attualmente. Ecco, quindi Trump rappresenterebbe una vera rivoluzione per la difesa europea, soprattutto perché questo è un momento, come tutti sanno, terribile, con scenari nefasti dovunque ci voltiamo. Sì. Un impegno non indifferente per il nostro paese e per tutta l'UE. Grazie, grazie Gianluca Di Feo, grazie per essere stato grazie a voi. Con...